Grazie per la linea. Si è appena concluso il consiglio comunale qui a Chieti, un consiglio comunale caratterizzato dall'assenza del sindaco Umberto Di Primio, a letto con una febbre da cavallo, ci hanno detto, ed anche tra gli altri punti da non sottovalutare l'approvazione all'unanimità della mozione presentata dalla vicepresidente e consigliere comunale Nicoletta Di Biase per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, mozione approvata all'unanimità, ma il punto più importante, più delicato affrontato oggi nella seduta, quello riguardante la delibera dell'assessore Mario Colantonio sulla modifica delle linee urbane per il trasporto pubblico a Chieti, modifiche caratterizzate dal passaggio della linea al centro commerciale Megalò. Un particolare questo che non è piaciuto a molti consiglieri comunali, ma soprattutto non è piaciuto all'intero gruppo consiliare di Forza Italia, che ha visto in questo un favore ad un privato, al centro commerciale Megalò, in contrasto con quello che è stato il piano commerciale in favore della piccola distribuzione di Chieti, approvato soltanto qualche giorno fa. Per questo motivo la votazione è stata negativa rispetto a questa delibera presentata da Colantonio, con ben 15 no, a fronte di appena 8 sì. Per cui spaccatura in maggioranza da questo punto di vista, con le dichiarazioni certamente significative dell'assessore Mario Colantonio, che tra poco andremo ad ascoltare, che in qualche modo lasciano presagire una presa di distanza dell'assessore Mario Colantonio, che lo ricordiamo è stato il consigliere comunale più votato all'interno di Forza Italia alle ultime elezioni. Mario Colantonio, che dunque prende le distanze dal suo partito, e poi sentiremo anche una battuta del capogruppo di Forza Italia Marco Dingiullo, che spiega le ragioni di questo no. Possono partire le interviste e poi la linea può ritornare allo studio. Il luogo più adatto per discutere questi atti è il Consiglio. Dispiace che però nel giorno del Consiglio la cosa subisca una critica da parte dei giornali, nessuno interpella l'assessore competente, anzi il suo stesso partito si riunisce non si sa dove per decidere alcune cose. Ma si vede che stanno entrando un po' troppo in periodo elettorale. Non sanno ancora che per arrivare alle elezioni ci mancano 6 mesi, il percorso è lungo e faticoso per tutti. Ecco, da un punto di vista politico, questo atteggiamento da parte del gruppo consigliere di Forza Italia potrebbe portarla a delle riflessioni? Sicuramente. Ricordo che sono stato il più votato di Forza Italia, il secondo votato in città. Quindi non devo fare altri, no, lo sono da due legislature, per cui Riflessioni tipo cambiare casacca, cose del genere. Beh, sono opportunità che ognuno ha, dovrò riflettere, perché non ho più, da certa politica non ho più alcun stimolo neanche proprio. No, niente, noi avevamo chiesto all'assessore Colantonio di ritirare la delibera perché la volevamo studiare ancora meglio e volevamo rimodularla. Questa delibera in sostanza che cosa prevedeva? Prevedeva il taglio di alcune corse per alcuni rioni di Chieti, quale Filippone, Brecciarola, Madonna del Freddo, e favoriva la corsa nei confronti di due centri commerciali come il Centauro e Megalò. Noi 2 mesi fa abbiamo approvato un piano commercio, quindi, dove si diceva che dovevamo favorire i piccoli commercianti, quindi non possiamo andare oggi a favorire un centro commerciale. Quindi abbiamo chiesto di ritirarla per poterla rimodulare. Una scelta, avete votato ovviamente no alla delibera, che insomma per l'assessore è quasi una sorta di coltellata alle spalle, o no? No, 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 no. Dal punto di vista politico, ovviamente. La nostra è una proposta costruttiva. Noi vogliamo bene all'assessore Colantonio, così come all'assessore De Matteo, li abbiamo sempre difesi in qualsiasi circostanza. Quindi, se lui si è ostinato ad andare avanti per la sua strada, non è certo colpa nostra.